Ciao ragazzi! Negli ultimi anni, in vaste aree della Siberia, a causa del riscaldamento globale e le alte temperature raggiunte, che purtroppo hanno causato lo scioglimento dei ghiacciai, sono state fatte delle scoperte molto importanti. Da queste lastre di ghiaccio sono emersi degli animali preistorici, rimasti intrappolati da questo ghiaccio per migliaia di anni. Alcuni di questi animali che sono stati rinvenuti sono i mammut, un rinoceronte lanuso, due piccoli cuccioli di leone delle caverne, un orso preistorico delle caverne e addirittura è stata ritrovata la testa di un lupo gigante, vissuto più di 40.000 anni fa, perfettamente conservato, denti, pelle e cranio, tutti completamente intatti. Gli animali sono talmente ben conservati che molti scienziati sono già al lavoro per estrarre ed analizzare il loro DNA. Io personalmente non ho mai pensato che potessero esistere degli animali del genere. A questo punto voglio parlarti di 5 animali preistorici rinvenuti nel permafrost e le loro caratteristiche. Il mammut era un mammifero proboscitale, fossile del Paleolitico. L'animale differiva dagli attuali elefanti in quanto era ricoperto da un mantello rosso-bruno. Aveva 2 accumuli di grasso, uno in corrispondenza del cranio e l'altro delle spalle. Le zanne poi erano molto ricurve. Il mammut, a differenza degli attuali elefanti, sono più alti sulle spalle, inclinati all'indietro e con un profilo leggermente cobo. I mammut avevano denti con radici poco profonde. La loro dieta si basava per lo più su foglie, alberi e arbusti. Il rinoceronte lanuso viveva in Europa e in buona parte dell'Asia. Vissuto nel Pliocene superiore, l'animale poteva raggiungere i 4 metri di lunghezza ed era simile al rinoceronte che conosciamo noi oggi, tranne per alcune differenze ovvie, legate all'evoluzione nel corso del tempo. Il loro corpo era coperto da lana, come quella delle pecore. La stessa permetteva all'animale di ripararsi dalla neve e dalle temperature rigide. Il rinoceronte lanuso aveva 2 corni nasali sul cranio e il corno anteriore poteva raggiungere i 61 cm di lunghezza. Per quanto riguarda la sua alimentazione, si dice che brucasse direttamente dai cespugli. Il leone delle caverne è una specie estinta e vissuta nel Pliocene superiore circa 1,3 milioni di anni fa in Eurasia. L'animale appartiene a un gruppo di sottospecie tipicamente adatte ai climi freddi. Secondo alcuni studi, questi animali cacciavano di frequenza le renne, ma anche mammut e rinoceronti preistorici. In base ad alcune analisi geneticamente più recenti, il genoma dei leoni di oggi non contiene DNA mitocondriale dei leoni delle caverne. In base ad alcune ricerche, i maschi di leone delle caverne erano più grandi delle femmine e non avevano la criniera. L'orso preistorico delle caverne visse in Europa ed Asia durante il Pleistocene medio e superiore. L'orso delle caverne aveva una struttura scheletrica simile all'orso bruno, ma di dimensioni maggiori. L'animale
poteva raggiungere un peso di 1000 kg. Ritto sulle zampe posteriori, poteva raggiungere i 2,5 metri di altezza. Insomma, un vero e proprio mostro. L'orso delle caverne è stato probabilmente l'orso più grande mai comparso sulla Terra. Il suo cranio era molto sviluppato rispetto al suo corpo e aveva un'enorme cresta sagittale e delle prominenti arcate zigomatiche per l'inserzione dei potenti muscoli della masticazione. L'orso delle caverne si cibava prevalentemente di vegetali, con un'aggiunta di fonte proteiche come insetti e pesci. L'animale trascorreva il periodo invernale in letargo all'interno della grotta. In base alla datazione fatta con il carbonio 14, su alcuni resti di orso delle caverne, si è venuto a scoprire che l'animale si sarebbe estinto definitivamente durante una delle fasi più fredde dell'ultimo periodo glaciale. Il lupo gigante preistorico, chiamato anche metalupo, pesava mediamente tra i 60 e i 70 kg ed era alto circa 90 cm ed era lungo quasi 2 metri da naso a punta della coda. È possibile però che siano esistiti esemplari molto più grandi. Il metalupo era uno dei predatori più temibili della sua epoca. Il metalupo visse in Nord America circa 2 milioni di anni fa. Il suo aspetto era simile a quello del lupo grigio moderno, anche se il cranio era più largo e fornito di denti più lunghi di mezzo centimetro. La potenza del suo morso gli permetteva di masticare e rompere le ossa della sua preda. Questo lo aiutava ad estrarre il nutriente midollare. È inutile dire che questa macchina di morte si cibava di tutto quello che gli passava davanti. In base ad alcune ricerche, l'animale attaccava anche animali più grossi di lui. Secondo alcuni studi, si è scoperto che il metalupo viveva in branco. Questi branchi erano molto uniti e si proteggevano a vicenda. Il metalupo si estinse nel Pleistocene circa 13.000 anni fa. Ebbene ragazzi, questi sono i 5 animali preistorici che fino adesso sono stati tirati fuori da questi ghiacci della Siberia. Non sappiamo ancora cosa potrebbe uscire fuori, però io sinceramente spererei che uscisse magari qualche piccolo dinosauro o qualche piccolo T-Rex. Questa sì che sarebbe una bella scoperta. Voglio ricordarvi ragazzi di iscrivervi al canale e se vi è piaciuto il video di mettermi un bel like. Noi come al solito ci rivediamo sabato prossimo per un altro video.